Finalmente. Come stai? Che bello, che piacere vederti. Beh, è un piacere mio vederti così. Eh sì, perché ci siamo sempre visti da lontano, no? Non sì. Ci potevamo toccare. Senti, piccolo, mi fa un po' strano chiamarti piccolo G, però. E puoi chiamarmi raccontami, Giovanni. Sì, Giovanni, raccontami come mai la scelta di partecipare ad Amici, perché tu comunque eri già molto apprezzato precedentemente, avevi pubblicato canzoni su Spotify, su YouTube, e avevi avuto anche ottenuto, no, una buona considerazione da parte del pubblico. Poi è arrivata l'opportunità di Amici. Sì. Come mai? Allora, guarda, l'opportunità è arrivata, se devo essere sincero, da Francesca, la madame, che mi ha dato questo consiglio di provare con Amici, perché lei aveva una grande considerazione di questo programma e era sicura mi potesse aiutare a divulgare la mia musica a più persone possibili. Io all'inizio ero un po' scettico, poi da persona intelligente, non lo sono stato tante volte in quel caso, forse sì, ho seguito i consigli e non mi sono fidato solo esclusivamente di me stesso, e hanno portato i propri frutti. E c'è stata la prima puntata, perché insomma poi tutto è successo, sì, proprio all'inizio di questo viaggio, e Rudy appunto ti ha dato, Rudy Zerbi ti ha dato questo banco. Ecco, in quel momento cosa hai pensato? Ho pensato che... Aiuto! Che questa scelta... Aiuto! Che questa scelta l'avevo fatta veramente, quindi dovevo, come tutti i compiti vanno portati a termine. Quindi mi sono messo sotto e è stata un'occasione anche per magari tante credenze che avevo, tanti giudizi sulla televisione stessa, sul programma televisivo, ecco, abbandonarli, metterli da parte e conoscere realmente, affrontando il programma, scoprire da dentro un'altra faccia. Esatto. Senti, in tutto il periodo, no, di Amici, c'è stato mai un momento in cui ti sei sentito veramente incompreso? Inizialmente, perché sono sicuro che la gente, io ancora non mi ero adattato proprio con le dinamiche del programma, e non lo conoscevo, non avendolo mai visto, quindi non sapevo neanche come muovermi e cosa fare. Poi non è facile, non è, oltre a non essere molto facile, stare 24 ore su 24, sì, sotto le telecamere. E ti dirò, non sembra da fuori non sembra così complesso. Sì. Quindi, i primi mesi ero così io, e ovviamente arriva tutto, ho scoperto anche questo alla televisione, che nonostante uno schermo che divide le persone, arriva a casa, arriva comunque tutto, le proprie sensazioni. E quindi mi davano, sì, una persona cupa, sembrava una persona cupa, dell'inquietante addirittura mi hanno detto. Che poi invece non è vero, perché sei un grande gioiellone, e poi anzi con il passare del tempo è venuta fuori no? Tutta, sì, la parte più ludica di te. Senti, c'è stato un momento particolarmente difficile in questa esperienza? Sì. Il momento più difficile, oltre alla convivenza, che non avevo mai affrontato, comunque delle convivenze vista non con tutte queste persone. Sì, poi soprattutto persone che non scegli. Sì, oltretutto. No, la struttura della canzone. Perché mentre prima ero molto focalizzato sulla scrittura, quindi davo molta importanza ai testi, meno alle melodie, e mi piaceva anche tanto il rap, quindi scrivere, e le mie canzoni magari erano delle lunghe strofe dove raccontavo cose che mi premevano raccontare. Invece qui ho appreso come strutturare una vera e propria canzone, che prima probabilmente non facevo, e quella è stata una prova difficile. Poi appena ho capito i meccanismi e ci sono entrato, e anzi adesso li ritrovo nella scrittura, mi sento molto più ferrato. Insomma, sei uscito da Amici con un bagaglio proprio di esperienza, sì, molto più forte. Assolutamente sì. Il momento più bello che hai vissuto lì dentro? Il momento più bello forse è l'uscita della canzone, che poi è stata la mia canzone più in voga, Acquario, perché è un pezzo che avevo scritto 3 anni fa, prodotto dal mio migliore amico. Lui fa tutt'altro, fa il postino a Pollenza, il mio paese. Però a gusto nella musica. Ha fatto questa produzione e mi ero promesso con lui che sarebbe uscita nel momento perfetto, e forse Amici è stata l'occasione è perfetta. È stato sicuramente il momento più giusto. Sì, abbiamo condiviso una bella cosa insieme a un grande amico.
Senti Giovanni, come hai vissuto? Perché poi insomma per ognuno di voi ci sono state anche le critiche, no? Questo sì. È abbastanza normale, c'è tanta popolarità però ci sono anche tante critiche. Ecco, tu come le hai gestite all'interno della scuola? E se le rivedi oggi, no? Con il passare sì. Del tempo, cambieresti qualcosa anche del tuo atteggiamento oppure tutto sommato hai fatto quello che ti sentivi? Allora, io credo che le critiche, cominci a soffrire delle critiche quando latentemente sostieni siano veritiere. Quando ti colpiscono. Quando ti colpiscono. E quindi delle critiche come quella che ti ho detto prima, sapevo non fosse vera, quindi mi sono fatto scivolare su. Un po' addosso, sì. E per il resto la fortuna è stata anche di staccarmi dal telefono, c'erano l'occasione di essere distanti dal mondo social e è stato bello non sì, affrontarmi per effettivamente per può attimo. Essere deleterio sì, insomma sì. Soprattutto in alcuni momenti e a volte proprio le critiche neanche avevo modo di leggerle e andavo per la mia strada e all'uscita forse avrei cambiato sì qualche mio atteggiamento qualcosa. Ecco, i primi 3 mesi forse non li avrei sprecati così nella mia cioè hai giocato un po' in difesa in difesa diciamo, sì forse. Che alla fine step by step sempre piano piano a piccoli passi non a caso piccolo a piccoli passi forse continuerò così il mio percorso, non voglio mai fare delle cose troppo azzardate, quindi mi piacerebbe mettere mattoncino dopo mattoncino. Insomma ti va di essere cauto sì. In generale nella vita. Perché alla fine mi ha portato sempre bene, anche questa esperienza comunque è andata, forse sarebbe andata peggio al contrario. Quindi non si può sapere, però comunque così è andata molto però, bene. È stato un crescendo. Sì, forse ti sei anche preparato man mano. No? Senti, quando è arrivato il momento dell'eliminazione, a parte questo grandissimo boato del pubblico, che era una cosa che ti ha molto commosso, no? Però devo dire che hai colpito tutti proprio per la tua maturità, per come sei uscito, no? Non è da tutti. Ti ha colpito, io l'ho sentito che tu sei rimasto proprio molto molto emozionato molto, da quel boato del pubblico, non te l'aspettavi? Non me l'aspettavo, no, perché non pensavo di aver mai dato troppo modo alle persone di affezionarsi, sì. E invece le persone si affezionano forse per la naturalezza dei propri pensieri o delle proprie, non so, gesta, è arrivata. Senti, modo. Tu hai detto che ad Amici hai imparato molto il lavoro e la costanza, no? Mm. È qualcosa che porti con te adesso e sì. Non molli più? Sì, sì, è importantissimo, la disciplina. Perché ho tu scoperto... non lo eri prima? Andavo a periodi. Quindi mi capitava di scrivere, sì, a intermittenza. L'intermittenza non gioca tanto a favore. Ho scoperto la bellezza del mattino. Perché tu di solito ti svegliavi tardissimo. A metà mattinata, invece mattina presto è molto produttiva e sto scrivendo tantissimo, tante canzoni. Vedi, tante. Invece prima di solito scrivevi più la sera? Scrivo la notte, per questo la mattina avevo problemi. Se quindi adesso è un po' che è cambiato il tuo bioritmo. Il mio bioritmo, sì, pensa tu, amici. Incredibile, vedi? Mi ha dato un modo anche di, sì. Senti, amici, vabbè, è anche un'occasione per conoscere tante persone, no? E tu hai sicuramente instaurato tante amicizie, però poi c'è stato l'incontro con Federica, che è stato qualcosa di veramente speciale. Grande, sì, sì. Speciale perché ancora questa relazione la portiamo avanti e non ho mai vissuto una relazione così viva perché mi posso confrontare mentre prima trovavo avevo delle relazioni ho avuto delle relazioni con ragazze magari che della musica non avevano mai invece con Federica posso condividere il 100% di quello che faccio, di quello che penso e lei è sempre pronta ad ascoltarmi. La sua grande dote è l'ascolto, è una persona che ascolta e osserva e sono secondo me i presupposti migliori per creare una compagna. Avevi paura viaggio. Una volta usciti da Amici che questa relazione potesse non finire oppure ci hai sempre creduto fin dall'inizio? No, ho pensato per un attimo,
che il mondo esterno fosse altro, quindi e invece non era così, quindi si trattava di innamoramento, di amore realmente. Era vero. Che bello, sono molto contenta per voi. Senti, mi dici un pensiero su Maria? Maria. Che cosa ha significato per te in questa avventura? Maria mi ha dato modo di, forse di vedermi dall'alto, ecco. Anche perché questo in programma... In che senso dall'alto? Cioè, mi ha fatto notare delle mie peculiarità, anche dei miei vizi, che non mi davano modo poi di esprimermi o di dare il 100% di me stesso. Quindi è stata capace di vederti proprio da un'altra prospettiva. Che io magari percepivo, però dopo tendiamo sempre a occultare, a nascondere. E invece mi sono dato forza dentro questo programma e ho affrontato i miei problemi e le perplessità che avevo . Quindi insomma ti ha fatto molto bene, ti ha aiutato molto. Senti, raccontami un po' di questa passione per la musica, come nasce, no? Perché tu cominci a studiare chitarra, a suonare chitarra, sì, a 12 anni, sì, no? Ma la musica, invece proprio la scrittura, il mondo della scrittura e del canto, è nato contestualmente o subito dopo? Guarda, la scrittura sicuramente, come anche ho fatto presente dentro il programma, è frutto di un insegnamento, qualcosa che hai respirato in famiglia. Qualcosa che ho respirato da quando ero piccolissimo e vedevo le mie figure, soprattutto mio padre che viveva di libri, di scrittura, di lettura. E vedi una persona che passa l'intera giornata a far quello, pensi sia sicuramente un bel passatempo. Sì. E tu sei un appassionato di letteratura, di filosofia, quindi insomma immagino che questo... Mi piace molto, perché la lettura mi dà modo poi di scrivere le cose più universali, ecco, di non guardare solo il mio orticello, ma magari dei temi che possono riguardare tutti. E questo devo dire, insomma, che l'abbiamo percepito molto bene durante il programma, proprio questa maturità che tu avevi nella scrittura. Però raccontami, ecco, a 12 anni tu suoni la chitarra, cominci a suonare la chitarra. Sì. Poi il rap arriva a 16 anni. Come arriva? Sì. Che succede? È carino, perché io abito proprio in un paesello minuscolo e un altro paesello vicino a pochi chilometri dal mio, una chiesa, e ci trovavamo sotto questa chiesa perché si diceva in questo paesetto che fosse un ragazzo molto bravo a fare freestyle, quindi io ero il più bravo tra i miei amici a farlo e andavamo lì proprio a fare le gare, quindi io mi mettevo al centro con lui, tutti i nostri amici intorno, e gareggiavamo a fare freestyle e a inventarci le strofe. E lì hai capito che quella poteva essere... Che incrociare le parole, sì, e dare vita delle idee, dei pensieri, era molto, sì, molto soddisfacente. Poi quando cominci a fare musica tu ti chiami Junior, sì, G, no? Sì. Che poi diventa piccolo G. Sì. Ma perché sempre questa cosa del Junior, piccolo? Queste sono cose che sono nate... Quasi per gioco? Sì, una mia amica nei banchi di scuola. E poi col tempo quasi adesso devo trovare un modo per distaccarmi da questo e lasciare il mio nome così. Ma perché com'è. Tu ti consideravi piccolo? Mi considererò sempre piccolo, perché il mondo è grande, ci sono stati grandi cantautori, grandi pensatori, io quindi sarò sempre piccolo. Però nel mio piccolo spero di poter... Con il gioco di parole. Di poter comunque, sì, dare qualcosa. Senti, che cosa succede adesso? Dimmi un po' intanto com'è stato il ritorno alla vita normale, no? Perché poi, insomma, quando si vive per otto mesi e mezzo all'interno di una esperienza del genere, deve essere anche un po' traumatico il ritorno. Cosa hai fatto tu quando sei tornato? Il mio ritorno è stato invece stupefacente, perché ho rivisto il mio paesino e quindi respirato aria buona.
visto dei bei tramonti, quindi sono stato in mezzo alla natura per un po' e poi ho passato la maggior parte delle mie giornate insieme a Federica. Adesso abbiamo fatto ieri dei concerti, ha conosciuto la mia famiglia, io la sua. Ah, quindi stiamo facendo dei passi anche importanti. Sì, sì. Sono molto contenta, vedi? Senti, adesso che Amici è passato, no? La tua vita è esattamente come quella di prima oppure ci sono delle cose che sono cambiate? Anche in termini proprio di abitudini, mi hai già detto per esempio sì. Il fatto di svegliarti presto, no? Ci sono altre cose che sono cambiate nelle tue abitudini quotidiane? È che non riesco a stare con le mani in mano, che penso sempre di, quando mi coccolo, penso sempre di star perdendo tempo, quindi ecco, ho cioè, paura, ti devi riempire le giornate. Devo essere produttivo, sì, perché... Ma anche nei lavori di casa? No, ho fatto una domanda sbagliata. Anche lì mi do molto più da fare, sì. Provo a cucinare, mi do da fare. E prima non lo facevi affatto? Prima lo facevo, ma male. Adesso tre pietanze riesco a portarlo a casa. Sei diventato bravino, diciamo. Bravino, esatto. Senti, adesso che ti seguono tante persone anche sui social, no? Che cosa ti piace comunicare a chi ti segue? Che tipo di rapporto hai con il pubblico che ti incontra? Ah, mi sto rendendo conto durante la giornata anche da alcune canzoni che sento, da qualche libro che leggo, mi sorgono dei dubbi, delle domande che mi assalgono e ho scoperto che comunicarle, farle diventare anche dei dubbi e delle perplessità ad altre persone, magari rispondere insieme, è una cosa che interessa e io ne sono molto interessato di conoscere le risposte delle altre persone. E quindi mi rapporto in questo modo, sto provando a rapportarmi anche in questo modo, quindi a condividere delle perplessità con le persone che mi seguono. Quindi la condivisione prima di tutto. Condivisione, sì. Sì. Se tu dovessi ringraziare qualcuno oggi, chi ringrazieresti? Di quello che sei, eh? Di quello che sono. Ringrazierei la mia famiglia che mi ha dato modo di capire che le cose non vengono a caso, che la conoscenza è importante e dalla conoscenza deriva la competenza, quindi tutte cose che a volte mancano e quando mancano si nota e che non dovrebbero mancare. Hanno sempre creduto in te, in questa tua passione? Non sempre, ma li comprendo e anzi fortuna che mi hanno detto quelle parole ai tempi, perché facevo delle cose invece molto indirizzate verso me stesso, non so, forse per sfogare qualche mia paura, qualche mio, non lo so, e quindi ero troppo autoriferito e c'era qualcosa che non andava, però penso che anche quello fanno tutte parti, sia stato tutto parte di sia un stato utile. Senti, cosa c'è nel futuro prossimo di piccolo G? Ci sarà. Raccontami che cosa fai quest'estate. Quest'estate suonerò tantissimo, abbiamo tanti concerti, ora sto finendo il tour con 105 e poi sto scrivendo tante canzoni, ho in mente anche di scrivere per altri se possibile. Mi stanno dando questa opportunità e io Dimmi un artista per il quale ti piacerebbe tanto scrivere. A me piacerebbe scrivere per Noemi. Mi piace tantissimo la sua voce. Mi piacerebbe scrivere per Tiziano Ferro, perché l'R&B mi piace tantissimo. Io purtroppo con la mia voce non riesco sempre a farlo nel migliore dei modi. E mi piacerebbe scrivere per Elodie, perché secondo me ha degli autori molto forti, le sue canzoni sono belle dall'inizio alla fine, non vedo pecche, e quindi è un bel confronto. Ti piacerebbe, certo, metterti alla prova. Dai, speriamo che tutto questo possa essere possibile. È arrivato il momento del dimmi di più, sono 6 domande che io faccio a tutti voi ragazzi. Cominciamo subito con un sogno, cioè il duetto dei tuoi sogni. Se tu dovessi pensare a un uomo o una donna con cui duettare. Vivo? No, anche Lucio no. Battisti. Sei un buon gustaio. Un buon gustaio, sì. Senti, c'è qualche strana abitudine che conoscono solo le persone veramente vicine a te, che non conoscono gli altri?
qualcosa di curioso, di strano che fai? Che nell'intimità divento molto dolce. E questa dolcezza come si manifesta? Si vede che è insita, cioè da qualche parte c'è. Si manifesta in, non lo so, in affetto. Però lo sei solo, ecco, in situazioni particolarmente private. Sì, quando ho delle persone che mi sono molto a cuore. Una cosa che piace a tutti ma non piace a te? La palestra. Oddio, non è che piace a tutti però la palestra. Io conosco un sacco di gente a cui non piace. Però tu dici proprio tu il culto del corpo, del fisico non ce l'hai mai avuto. Lo risentirò fra un po' di anni però... Senti, qual è la tua più grande paura, piccolo? Se c'è? Non arrivare mai a scrivere delle cose che mi soddisfino e non parlare di verità. E come combatti questa paura? Cercando di capire quali sono le verità. Che già mi sembra un gran punto di partenza. Senti, anche per te, sei su un'isola deserta, devi portare 3 cose. Cosa ti porti? Porto un taccuino e... Devi portare anche una penna, sennò come porto scrivi? Anche una penna. Quindi sono già due, ne abbiamo già bruciate due. E porto un libro per ispirarmi. Meglio di così, proprio è un letterato, piccologia è così. Senti, se tu potessi, no, come se avessi una bacchetta magica, potessi cambiare nel mondo una cosa che veramente non ti piace, magari ce ne sono tante, però la prima che ti viene in mente? Assecondare le persone che assecondano delle cose che in realtà fanno del male e si sa che facciano del male, però vengono assecondate magari per soddisfare dei piaceri solo esclusivamente personali. Se tu potessi decidere, faresti in modo proprio che le persone non assecondino più gli altri a fare delle cose... Non assecondare solo esclusivamente se stessi, ma capire qual è il bene comune esatto. che non è una cosa da poco. Senti, piccolo, per finire, se tu pensi a te, piccolo G, fra 10 anni, come ti immagini? Giovanni Rinaldi, con tante canzoni scritte per altre persone. Quindi anche un autore affermato. Lo spero. E con... con tante cose in più... Con tante idee in più. Quindi tante nozioni in più che mi fanno avere sicuramente... Mi faranno avere tante più idee. E pensieri. Tanti auguri. E dubbi. Quindi dubbi sempre, prima di tutto. Grazie, piccolo G. Grazie a te. Grazie, Giovanni.